digitale, quello è proprio digitale, alla fine è proprio digitale, però guarda la frequenza, vedi quello è fatto sto digitale, c'è proprio una porzione diversa, quindi si mischia. Infatti non c'è una macchina più diversa. Je ne suis pas un scientifique. Je n'ai aucune formation scientifique. Je suis un littéraire, un écrivain. J'ai fait des livres, j'ai écrit pour le cinéma, pour le théâtre. Mais jusqu'à l'âge de 45-50 ans, je n'avais aucune espèce d'attirance pour les sciences, qui était pour moi un monde tout à fait à part, inconnu, impénétrable. Et un jour à la télévision, je me suis trouvé dans une émission par hasard avec des scientifiques. Et il m'est apparu que tout ce qu'ils disaient m'intéressait beaucoup. Et je me suis rendu compte ce jour-là que j'étais peut-être en train de passer à côté de la plus grande aventure de l'esprit du XXe siècle. Celle de la physique, celle de la mécanique quantique et de la relativité générale. Alors à partir de ce moment-là, et j'étais déjà âgé, j'ai fréquenté des scientifiques, des astrophysiciens et des physiciens qui m'ont reçu dans leur laboratoire et qui m'ont expliqué quel était le sens de leur recherche, qu'est-ce qu'ils cherchaient et comment ils le cherchaient. Et très vite, je me suis rendu compte que cela me passionnait. Et non seulement que cela me passionnait, mais que, bien que incapable de faire au départ la différence entre un proton et un neutron, je ne savais pas ce que c'était, quelque chose m'attirait dans le mouvement de l'esprit. Nous avons fait un livre avec Jean Audouze et Michel Cassé, deux astrophysiciens, qui s'appelle Conversation sur l'invisible, et puis d'autres livres. Et peu à peu, j'ai pénétré dans le monde scientifique avec un très grand bonheur. Parce que je rencontrais des gens qui n'étaient pas du tout obsédés par leur recherche, mais qui voyaient qu'il y avait entre ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pratiquaient et le reste du monde, des rapports très étroits, aussi étroits que ceux que peut entretenir un romancier ou un scénariste de cinéma. Alors un jour, Odile Jacob, une très très bonne éditrice française, m'a proposé d'écrire un livre scientifique tout seul, ce qui est pour moi était absolument inconcevable. Et j'ai choisi, que c'était l'anniversaire de sa mort, Einstein. J'ai choisi de faire un livre sur Einstein qui s'appelle « Einstein, s'il vous plaît », comme si on allait frapper à la porte de quelqu'un et dire « Einstein, s'il vous plaît, il est là », qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, aujourd'hui, va trouver Einstein qui n'est pas mort, qui est une sorte de fantôme, de spectre, et qui la reçoit et qui lui parle. Et cette jeune fille, c'est un peu nous tous. Elle pose les questions que nous pourrions poser à Einstein si nous le trouvions en face de nous, naturellement. Ce livre a été relu très soigneusement par des scientifiques afin de ne pas commettre d'erreurs. Mais avant tout, je voulais que ce livre soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que pour le lire, il ne faut avoir aucune espèce de formation scientifique précise, à part les quelques notions élémentaires que nous avons tous. Et je me suis rendu compte également que, peu à peu, tandis que je décrivais l'endroit où habite, où vit Einstein aujourd'hui, j'étais en train de définir ce que lui-même a appelé un espace-temps. Nous ne vivons ni dans l'espace, ni dans le temps. Ces deux notions sont relatives, il l'a démontré, mais dans un espace-temps. Et peut-être c'est ce que j'ai essayé de rendre, sans m'en rendre compte au début, mais peu à peu cela devenait de plus en plus précis pour moi en écrivant le livre, que la jeune fille a pénétré, malgré elle, dans une autre dimension, dans un endroit, dans un lieu où l'espace et le temps ne sont plus définis comme ils le sont traditionnellement. Et elle s'y trouve tout à fait à l'aise. Tout à fait à l'aise au point que, de ce lieu qui est un bureau, apparemment avec quelques portes,
que de ce lieu, elle va pouvoir pénétrer dans d'autres lieux. Elle ouvre une porte, elle se trouve dans l'espace avec des étoiles. Une autre porte, elle est dans un ascenseur. Une autre porte, elle est dans un paysage lointain. Et même, elle va rencontrer là le personnage historique, le savant contre lequel Einstein s'est élevé tout en reconnaissant son génie, qui est Newton. Parce que vous le savez, Einstein a remis en question profondément les calculs et les conclusions de Newton. Et Newton est là. Newton est là avec elle et ensemble, Newton, la jeune fille et Einstein nous entraînent dans ce que j'espère être une piste d'aventure. Comme si notre esprit était avec eux, entraîné dans une recherche passionnante, en tout cas qui, moi, m'a passionné, et qui, pour nous tous, est essentielle, parce que c'est de cette démarche-là que dépend notre regard sur le monde où nous vivons. Alors, je ne prétends pas avoir révolutionné la science, évidemment pas. Ce n'est pas mon but, je ne suis pas un chercheur scientifique, mais peut-être, avec ce livre, avec cette situation, que l'on peut très très bien transformer en un spectacle de théâtre, voire de cinéma, avoir permis à d'autres qui n'ont comme moi aucune formation scientifique de suivre le même chemin que moi. C'est comme si je les prenais par la main, étant moi-même entraîné par la jeune fille que j'ai imaginée, pour leur permettre enfin de pénétrer dans un autre monde.
queste immagini e poi mette una musica molto coinvolgente, appunto Philip Glass, perché ha detto che il tempo non esiste? Spiegare. Perché ha detto che il tempo non esiste? Le persone sono esigenti, vogliono sempre capire tutto, ma le spiegazioni a volte non bastano. Perché non bastano? Perché tutti noi vorremmo che le cose fossero semplici, la vita sarebbe più facile per tutti, ma non è così, non può essere così, sono le cose stesse a non essere semplici, di questo ormai abbiamo la certezza. Perché? Non è nostro compito chiederci perché, noi non siamo al centro dell'universo. Il tempo non esiste, ho un'ora per il pranzo, certo che il tempo esiste, al lavoro sono circondato da libri che non capisco e mi fa rabbia perché... Perché? Perché mi fanno sentire uno stupido, ecco perché... 8 ore al giorno dietro a un tavolo a consegnare e ritirare libri che non capisco. E lei dice che il tempo non esiste, quando invece io ci combatto ogni giorno. Per me la fisica non esiste. La fisica è come lanciare un messaggio in una bottiglia nel futuro. Se facciamo bene, le future generazioni potranno utilizzare quell'informazione. Facile. È troppo facile dire che si invecchia e si diventa saggi. Lei era saggio già a 20 anni. Ha ragione. Sono morto. Non c'è molta differenza da quando ero vivo. Sì, ora dormo meglio. Il cuscino è soffice, è morbido, è profumato. Le lenzuola non si aggrovigliano più. E i piedi sono sempre caldi. Ha ragione, sono morto. Ma anche io
ho vissuto. Anche io mi arrabbiavo, anche io odiavo e avevo paura e volevo fare altro invece che capire, volevo andare a fare le gite, la fisica mi irritava. Anche io voglio incontrare un genio e capire come funziona. Voglio capire come si scrive un'equazione. Perché E indica energia? Perché MC al quadrato? Perché non capisco da dove viene l'energia del mio corpo? Un tempo sentivo che il mio corpo aveva un'energia. Dove è finita? Si è dispersa, si può recuperare, si può accumulare. Dove? L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho trovata. Sa cosa vorrei io? Vorrei incontrare una ragazza. Vorrei mangiare al ristorante ogni giorno e non alzarmi prima di 2 ore. Vorrei scrivere un romanzo e avere successo. Vorrei cantare a squarciagola in biblioteca. Vorrei prendere un aereo per il Giappone. Il primo aereo per il Giappone. Vorrei baciare le ragazze sui tavoli di lettura. Vorrei camminare, saltare sui tavoli di lettura. Lei lo sa qual è il fenomeno più notevole a cui abbiamo assistito nel nostro tempo? Non lo so. La progressiva dilatazione dell'universo fino a proporzioni incommensurabili. Si parla di 14 miliardi di anni luce. È una distanza inconcepibile per noi se pensiamo che solamente un anno luce, ovvero la distanza percorsa dalla luce 300.000 km al secondo in un anno, supera le nostre possibilità sensoriali e cerebrali. Lei immagina quanti possono essere 14 miliardi di anni luce? Non sappiamo ancora bene che cosa intendere quando parliamo di un Big Bang. Tuttavia, siamo d'accordo su un punto. Per arrivare al mondo come lo conosciamo, ci sono voluti miliardi di anni, cascate di particelle, miscugli di gas siderali e molto più tardi forme di vita che si sono succedute, modificate, evolute, estinte lungo il cammino. Lei mi vuole fare la fatidica domanda: lei crede in Dio? Non sì. È così? Sì, gliela voglio fare. È una domanda che mi ha perseguitato per tutta la vita. Professor Einstein, lei crede in Dio? Si riconosce in una religione? Professore, lei prega? Guardi, era un'ossessione, mi creda. Forse una volta in più non le cambierà molto. Non credo. Non credo in un Dio burocrate, impegnato a stare dietro alle nostre piccole, insignificanti azioni, a castigarci per queste. No, non credo in un Dio fatto a misura d'uomo. Tra la magnificenza dell'universo e la crudeltà puntigliosa di un Dio del genere, c'è un abisso troppo grande. Cosa crede? Io mi limito a contemplare la misteriosa armonia dell'universo, la sua meravigliosa struttura di cui comprendiamo ben poca cosa. E di fronte a tutto questo, io provo un sentimento che mi permetto di definire religioso, sì, profondamente religioso. E io penso che il ruolo fondamentale della scienza, così come dell'arte, sia di risvegliare questo sentimento, di tenerlo vivo in chi lo sa accogliere. Esseri umani, vegetali, polvere cosmica, tutti danziamo insieme al ritmo di una musica misteriosa, suonata in lontananza da un pifferaio invisibile. Ecco, le ho risposto. Ma la invito a non ritenersi soddisfatto. Coraggio, ha altre domande da rivolgermi? Togliamoci il pensiero.
Lei ha paura? Paura? Sì, paura. Paura, non so, per esempio, di essere superata, di venire, di vedere svanire nel nulla la propria gloria. L'universo se ne infischia completamente. Oppure, come ha scritto Newton, possiamo vedere lontano, perché siamo saliti sulle spalle di giganti. E la sua equazione? Quella resterà immutabile, immortale, nei secoli. Quale? Ma come quale? La sua equazione, quella che conoscono tutti, è uguale a mc4. Oh, tutti ricordano solo quella. Ci sarà un motivo. Ma forse perché è la più semplice, la più facile da ricordare, o forse per pigrizia, eh? Ce ne sarebbero molte altre altrettanto interessanti, ma niente da fare. Quando si parla di me, bisogna sempre citare quella formula, è un po' come la mela che cade in testa a Newton. Mi ripeta la domanda che mi ha fatto prima. Perché ha detto che il tempo non esiste? Ecco, io non ho mai detto questo. Ho detto che il tempo, così come lo intendiamo, non esiste. Immutabile, in direzione opposta ai nostri desideri, la vita di tutti i giorni, prima, dopo. Sono tutti dei termini newtoniani. Passato, presente, futuro non sono nient'altro che un'illusione, per quanto tenace. La nostra esperienza della vita è newtoniana. Newton vedeva il tempo come una freccia scagliata contro un bersaglio, seguendo una linea retta. Venga. Si sieda. Chiuda gli occhi. Immaginiamo di essere per strada. Che cosa vede? Non lo so, vedo uomini che corrono velocemente al lavoro, vedo signore con le buste della spesa, vedo vecchi che ai tavolini del bar che giocano, che parlano, oppure vedo bambini che corrono. La vita per Newton è come una corsa. Comincia così. Ti agiti nella pancia di tua mamma. Tuo padre ha paura di diventare padre, ma non vede l'ora di vederti. Nasci! Sei bagnato e coperto di sangue, dei giganti ti guardano dall'alto, sei al centro dell'attenzione, ti mettono nella culla, ti danno un nome, cresci, scopri il mondo con gli occhi e con le mani. Chi è quella signora che ride? Parli a parole, vai all'asilo nido, ti relazioni con gli altri bambini, primo giorno di scuola, impari a leggere e a scrivere, vai al cinema, baci una ragazza, dormi, sogni, ti ecciti pensando alle ragazze, ti masturbi di nascosto, litighi con i tuoi genitori. Sei seduto alla fermata del pranzo da un po', a un certo punto arriva una ragazza bionda, dagli lineamenti delicati, proprio il tipo che piace a te. La ragazza si siede accanto a te, tu vorresti fare qualcosa, dirle qualcosa, stabilire un contatto, ma esiti. Arriva il tram, non è quello che aspettavi te, ma quello che aspettava la ragazza. La ragazza lo prende e sparisce per sempre dalla tua vita. L'orologio sulla piazza indica che sono passati esattamente 3 secondi. Fai esami all'università, cerchi un lavoro, ti sposi, sono gli altri che vogliono tutto questo, tu non sei sicuro, ti sposi un sabato di giugno, mentre baci tua moglie ti accorgi che ha un capello bianco sulla fronte, è in arrivo un bambino, come lo chiamerai? A chi assomiglierà? Vai al lavoro, guadagni di più, ti promuovono, soldi in banca, regalo ai figli, la vita è una competizione, gli arriva per primo, la competizione con gli altri è terribile, perché tutti vogliono vincere? Cosa vuol dire vincere? Chi vince è felice oppure diventa vuoto? Io voglio essere un perdente felice e fischiarmene di vincere, e alla fine della vita arrivi stanco e arriva in testa la domanda: perché? Sono distrutto. Come tutti noi. Non ci metterò male.
anche noi siamo un delizioso. Anche mio padre era un appassionato di stelle. Ah sì? Sì. Non vedeva l'ora che arrivasse l'estate. Si andava nella nostra cassetta in campagna e con un piccolo telescopio di sera comprato passava le notti intere a osservare il cielo. È interessante. Qualche volta ci portava anche me. Io però mi annoiavo. Ma come si fa ad annoiarsi di fronte all'universo? È bellezza pura. Mi faceva paura anche un po'. Ero piccolo, mi sentivo ancora più piccolo. È una sensazione molto diffusa, mi creda. Nei secoli dei secoli, l'uomo ha cercato di avvicinare a sé il cielo, di renderlo leggibile, di addomesticarlo. Abbiamo cominciato a inventarci degli strani legami con le costellazioni, gli abbiamo affidato la risoluzione dei nostri piccoli problemi, abbiamo cominciato a credere che le costellazioni celesti influenzassero il nostro carattere e il nostro destino. Credere! Sempre più facile credere che conoscere. Mio padre conosceva il nome di tutte le costellazioni. Le riconosceva così all'istante, come si riconosce un nostro amico per strada in mezzo alla gente. Ma in effetti non c'è molta differenza fra una qualsiasi stella ed un nostro qualsiasi amico. Che vuol dire? Che dopo che cercavamo di avvicinare a noi l'universo, ci siamo resi conto che l'universo era già vicino a noi. In che modo? Abbiamo scoperto una cosa. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatte le stelle. La stessa sostanza? Proprio la stessa, la materia non cambia. Tutto quello che vede intorno a lei, la sua pelle, i suoi denti, i suoi capelli, sono costituiti da particelle di materia uguale a quella delle stelle e dell'atmosfera. Noi la chiamiamo nucleare, per via dei nuclei di atomo che la compongono. Non ho molta familiarità con i miei atomi. Noi pensiamo, vediamo, parliamo, ma non sappiamo quale forza ci faccia pensare, vedere, parlare. Ma noi siamo quell'energia che è nella materia, che è la materia immortale di ognuno di noi. Non è lo spirito essere immortale, forse? Forse. Non lo sappiamo. Scientificamente parlando, non lo sappiamo che cosa avvenga quando il nostro cervello si spegne, però siamo giunti a sapere che la nostra materia, la stessa materia delle stelle, non muore mai, non può morire. E tutte queste particelle si ricomporranno in altri corpi, animali, vegetali. Che a loro volta moriranno. Sì, e che a loro volta si ricomporranno in altre forme, in altri corpi. E il numero di queste particelle è così elevato, ci dice la scienza, che ad ogni respiro noi respiriamo delle particelle che hanno fatto parte di tutti i milioni e milioni di sconosciuti che hanno camminato su questa terra. Quando mio padre è morto, non ci vedevamo da 2 anni. Una distanza di 2 anni tra di noi. E io mi chiedo com'è possibile che sia morto se lo sento ancora vivo. Quello di cui lei sta parlando è un po' come la fisica quantistica. Di come la materia simultaneamente sia e non sia. Mi sembra di toccarlo a volte, di avvicinarmi a lui, ma più mi avvicino a lui, più mi sembra che mi sfugge. Nella fisica quantistica la somma di tutti gli universi possibili è qui e ora. Non possiamo nemmeno più parlare di atomi, perché atomi vuol dire indivisibile e noi l'abbiamo diviso. Senta, parliamo di realtà. E che cos'è la realtà? Quello che esiste. E che cosa esiste? Oh, per favore, per favore! Aspetti! Io sto dicendo che la materia è instabile. Questo include me, lei, questa lavagna, questo tavolo, questi libri. La materia, nella migliore delle ipotesi, tende all'esistere. Ci sono delle vibrazioni, dei rapporti, delle probabilità. E da tutte queste cose è formata la nostra vita reale.
Quindi, se la fisica è corretta, le particelle o lei, suo padre, me, non siamo né vivi né morti, ma siamo in diversi stati di potenzialità. È un'assurdità. Lo so. Presente il gatto di Schrödinger? Un gatto immaginario è chiuso in una scatola con una pistola puntata alla testa. Il grilletto della pistola è collegato con un Geiger, un misuratore di radioattività, e il Geiger è collegato con un pezzo d'uranio. L'uranio è molto instabile, quando comincia a decadere fa scattare il Geiger, che a sua volta fa scattare il grilletto della pistola. Il gatto? Per osservare la condizione del gatto, lei deve aprire la scatola. Questo esperimento ci dice, anche se io non sono totalmente convinto della sua conclusione, che prima di aprire la scatola, il gatto può essere simultaneamente vivo e morto. La fisica quantistica non si interessa alla nostra logica. Ogni esperimento quantistico fatto ha mostrato che le particelle assumono delle posizioni contraddittorie e simultanee. La realtà, per favore. La realtà. Che in un universo Eva ha mangiato la mela, mentre in un altro universo Eva non ha mangiato la mela. Oppure, in un universo lei è un impiegato alla biblioteca della facoltà, triste, annoiato, depresso. Grazie. E in un altro universo, lei ha preso quell'aereo per il Giappone. E allora? Allora dove sono io? Dov'è mio padre? La fisica quantistica suggerisce che per ogni oggetto c'è una funzione d'onda che misura la probabilità di localizzare quell'oggetto in un certo punto del tempo e dello spazio. Fino a che la misurazione non è stata fatta, l'oggetto, quindi le particelle, oppure lei, me, suo padre, sono la somma di tutti i possibili stati. La somma di tutti gli universi possibili è qui e ora. Noi viviamo la fisica delle particelle. Noi siamo un museo della scienza. L'aria è piena di morti. Inspiri, espiri. L'aria è piena di morti, incerta come lei. Tutte queste particelle, quali storie raccontano? Inspiri, espiri. La faccia di un contadino polacco del 1605, un frammento della Torre Eiffel, un concerto di Mozart, una lacrima di Raffaello. Inspiri, espiri. Noi respiriamo il tempo. Lei è il futuro. Ma il tempo lo porta l'orologio. Senta, io devo tornare a lavorare per trovare l'equazione dell'universo. Il sogno di noi fisici sarebbe un giorno quello di riunire le quattro forze che governano il mondo, la nucleare forte, la debole, l'elettromagnetica, la gravitazionale, in un'unica forza soltanto. Un'unica forza che governa l'universo. Esattamente, un'unica forza riconducibile in un'unica formula. L'equazione dell'universo. L'infinito in pochi segni. Dare sostanza alla teoria del tutto. La chiamiamo così. E che cos'è il tutto? Senta, questi fogli di carta, tutti questi pezzi di carta sono le mie memorie.
il tempo che ho vissuto. La sua fisica riduce tutte le mie domande in fatti, ma tutti i suoi fatti non danno risposta alle mie domande. E io mi sento un idiota cercando di mettere insieme tutti questi pezzi di carta, tutti questi frammenti. È l'unico modo per procedere. Per fare il prossimo passo devi sapere dove sei. Ogni misura deve tenere conto della posizione dell'osservatore. Non esiste misura assoluta, solamente misura relativa. A che cosa sia relativa è la domanda importante. Dobbiamo continuare a lavorare su equazioni, su numeri, confidando che forse un giorno il disegno del puzzle si riveli. Dobbiamo avere una storia, immagini su un pezzo di carta, numeri su una lavagna. Una storia come un segnale debole, lanciato dalle galassie che sono le altre persone. Ma le probabilità che questi mondi si incontrino sono molto basse. Non c'è nessuna scoperta senza rischio, e ciò che rischiamo rivela ciò che per noi è importante. Nell'orrore di Hiroshima c'è la bellezza di E uguale MC al quadrato. La scienza si basa sull'ottimismo, si lancia con coraggio in avanti. La scienza, la fisica, credono in un futuro, se non migliore, perlomeno più illuminato. Thank you.
Capita anche a voi? Capita anche a voi di aspettare a lungo qualcosa? E poi quando questo qualcosa arriva, desiderare di voler aspettare ancora un po', giusto un altro po'. Non sto parlando di un appello universitario o di una sala d'attesa di un dottore, no, certo che no. Sto parlando di qualcosa che vuoi davvero fare o di qualcuno che vuoi davvero incontrare. Credo che sia la paura di restare delusi. La paura che le cose non vadano come te le sei immaginate. Se in qualche modo te le sei immaginate.